Il signor Gray può vederla ora. E lui com'è? Educato. Intenso. Intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. È finita l'attesa per 50 sfumature di grigio. Arriva infatti oggi nelle sale italiane il film di Sam Taylor Johnson, che porta sul grande schermo l'adattamento del bestseller diventato un fenomeno globale con Jamie Dornan e Dakota Johnson. Nel weekend di San Valentino arriva anche il romanticismo di Romeo e Juliet. Tre film in uscita candidati all'Oscar. Arrivano infatti Selma, La strada per la libertà, il film che racconta la marcia di protesta che ebbe luogo nel 65 a Selma, Whiplash, film musicale che racconta la storia di un giovane batterista jazz, e Timbuktu, pellicola realizzata da uno dei maestri del cinema africano. Per i più piccoli e un po' per tutta la famiglia c'è Shaun Vita da Pecora, il film d'animazione basato sulla popolarissima serie animata stop motion per la TV ambientata in una fattoria e con protagoniste delle ingegnose pecore combina guai. Per chi ama invece film d'azione c'è Taken 3 con Liam Neeson, che torna nei panni di Brian Mills, ex agente operativo la cui riconciliazione con l'ex moglie è tragicamente interrotta quando lei viene brutalmente uccisa. Nessuno stato di servizio, foglio di congedo, niente. Questo tipo qui sa come sparire.